Come ogni anno, la Berceto Foundation ha portato un assegno che è il guadagno, se così si può dire, della loro festa che fanno a New York la prima domenica di marzo al Ricarlos Restaurante presso Astoria. Anna Sabini, la presidente della fondazione, ha portato l'assegno di $2,000 per il comune di Berceto e anche l'associazione Parmense, che riunisse Berceto e tutti gli altri paesi, ha fatto un'offerta di $700. Li hanno consegnati in occasione della festa degli emigranti, che era l'8 di agosto. È stato ancora una volta un bel gesto che ci dimostra l'unione che c'è ancora fra i nostri emigranti e il loro paese, e un'unione che è servita parecchio tempo addietro, ai tempi di Cavazzini, quando grazie agli emigranti di New York e anche di altri paesi, Cavazzini ha avuto il coraggio di fare la casa di riposo, oggi casa protetta. Ecco, i soldi come verranno impiegati nello specifico questi? Nel settore degli anziani, visto che abbiamo tantissimi anziani che richiedono tante cose e noi cerchiamo di darli, quindi di aumentare quello che è la spesa sociale del comune di Berceto, e questo è particolarmente utile ed è la finalità che vogliono gli americani, che è quella di aiutare gli anziani di questo comune. Ecco, per ultimo c'è da dire che lei in tutti i 10 anni di mandato non ha quasi mai mancato personalmente di andare là a New York alla festa e presenziare. Ci vado volentieri perché vedo questo loro attaccamento al paese che mi dà coraggio, e vedendo che loro amano molto il nostro territorio, le loro origini, la loro cultura, la loro storia, credo che sia importante dargli considerazione ed essere presenti in queste loro feste, anche se gli emigrati, come dicono, che si riuniscono, ormai sono tutte persone prevalentemente anziane e non siamo riusciti a trasferire questo legame con la terra alle nuove generazioni, che però sarebbe un risultato da ricercare, anche se è molto difficile.